Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Bentornato Giuliano Amato. Buonasera. Abbiamo detto già Presidente del Consiglio della Corte Costituzionale dell'Antitrust. Buonasera Donatella Stasi, editorialista della Stampa, già responsabile della comunicazione proprio della Consulta tra il 2017 e il 2022. Buonasera. Allora, storie di diritti e di democrazia. È un libro, Presidente Amato, cominciamo da lei, molto attuale, con la guerra in Israele e quella in Ucraina che minano dal profondo il cosiddetto mondo libero, il nostro mondo. Nel libro lei e Donatella Stasio parlate esplicitamente di regressioni democratiche. Cosa intendete e cosa può fare una Corte Costituzionale per arginarle? Le regressioni democratiche nel nostro tempo e nel nostro continente, non lontano da noi, si manifestano in due modi nitidi. Il primo, l'idea che le maggioranze illiberali hanno di rappresentare la nazione intera e quindi di ritenere estranei al popolo, addirittura nemici del popolo, coloro che la pensano diversamente. Primo punto. Secondo punto, nel negare i diritti delle minoranze, i diritti di coloro che appaiono contrari ai valori della tradizione, perché in genere viene nutrita la popolazione dei sentimenti più tradizionali. Noi tuteliamo la famiglia, noi siamo rispettosi della patria, noi siamo rispettosi delle vecchie regole. E quindi con questo difficoltà per il divorzio, difficoltà per l'interruzione della gravidanza. Nei piccoli particolari esce fuori una mentalità nociva. Nel trattamento degli omosessuali, ed è qui che arriva il ruolo delle corti, perché quando è così di sicuro sono violati principi che in quei paesi, se non li hanno nella loro Costituzione, sono arrivati da sopra, dall'ordinamento internazionale, dall'ordinamento europeo, dalla Corte che tutela i diritti di questo e di quello. E allora sono le corti quelle che rimangono come baluardo. E Donatella Stasio, voi scrivete, sono sotto attacco. Sì, sono sotto attacco e ne abbiamo un esempio non soltanto in Europa, appunto Ungheria, la Polonia, speriamo che adesso le cose cambino, ma giusto per rimanere ad Israele, la stessa Corte Suprema israeliana. La Corte Suprema israeliana è una delle corti più conosciute al mondo proprio per la sua giurisprudenza coraggiosa a tutela dei diritti fondamentali e proprio in un contesto peraltro molto difficile, ovviamente, spesso emergenziale. Ed è stata capace di creare un rapporto molto saldo anche con gli israeliani, nonostante abbia pronunciato delle sentenze, diciamo, scomode o difficili. Non è un caso che nella riforma della giustizia di Netanyahu, quella contro la quale le piazze di Israele si sono affollate in modo pacifico al grido democrazia, democrazia, pur essendo Israele una democrazia, il vero obiettivo era la Corte Suprema, proprio per questa sua giurisprudenza che, attenzione, si è formata anche attraverso l'interpretazione evolutiva delle leggi fondamentali israeliane, diciamo quelle costituzionali, sì, con un'apertura anche al diritto internazionale. Questo è un passaggio importante perché l'interpretazione è un momento dell'attività giurisdizionale che, come sappiamo, anche da noi in questo momento è entrato in crisi. Ma c'è di più, Presidente. Forse il concetto chiave è anche quello di apertura, no? Il vostro libro racconta anche lo sforzo che avete fatto quando lei era Presidente, quando Donatella Stasio era capo della comunicazione, di aprire la Corte Costituzionale all'opinione pubblica, a spiegare. Là si supera però, secondo alcuni osservatori, il confine che deve avere un giudice. Un giudice deve parlare solo con le sentenze o no? Ecco, questa è una cosa che, non qui, ma insomma, mi fa arrabbiare. No, non si arrabbia. Mi fa arrabbiare, no, perché io dico, ecco, se il prete che dice messa ha conquistato il diritto dovere
di dirla nella lingua di coloro a cui la messa è destinata, così capiscono, e non di parlare latino. Se ha avuto il passaggio dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II, io che faccio la corte, devo parlare solo latino, devo esprimermi soltanto nella lingua dei giuristi, con quei paroloni e quei giri di parole che solo noi riusciamo a capire. Ma io adotto delle decisioni che riguardano la vita degli italiani, che gliela cambiano, in genere in meglio. A volte sono costretto a stringere e non devo farmi capire, non devo preoccuparmi di parlare come si mangia e fare in modo che qualunque cittadino toccato da una mia decisione si renda conto del perché e del per come. E dal punto di vista della comunicazione, però, Donatella Stasio, non dovrebbe un giudice apparire talmente imparziale da non spiegarsi, come diceva il Presidente Amato? Beh, no, assolutamente no. Io penso e noi pensiamo che invece il dovere di comunicare, di spiegarsi, di farsi capire, di far comprendere sia proprio, appartenga proprio ai doveri dell'istituzione, anche dell'istituzione non elettiva qual è la Corte Costituzionale, non intacchi assolutamente la sua imparzialità, che è un concetto completamente diverso anche dall'uso che se ne è fatto strumentalmente in questi giorni nella nota vicenda della giudice apostolico, l'ultima peraltro di una serie di vicende in cui i giudici sono stati attaccati duramente da esponenti delle istituzioni. L'imparzialità è una cosa che ha a che fare con il processo, con le parti del processo, e ha a che fare con la propria coscienza, la coscienza del giudice che deve decidere, e deve decidere per essere imparziale al di fuori da qualunque tipo di condizionamento e soprattutto intimidazione. È evidente che, come dire, se arrivano indirettamente delle intimidazioni del governo, quelle sì che ledono l'imparzialità. Voglio solo ricordare che nel ventennio fascista si diceva e si faceva sfoggio della apoliticità dei giudici, ok, e del loro dovere di interpretare le norme come bocca della legge. Ecco, questa apoliticità altro non era che in qualche modo l'obbligo di attenersi, di allinearsi a quello che era l'indirizzo politico del regime alla fascista. Fine. E chiudo. Sì. Non a caso nel 1944 il ministro della giustizia liberale Arangio Ruiz, la prima cosa che fece fu quella di emanare una circolare che eliminò assolutamente il divieto nei confronti dei giudici di esprimere il proprio pensiero e fino anche di svolgere attività politica. E che ne pensa? Magari io sono un po' più bigotto di Donatella, devo dire la verità, e quindi alla cosa di cui in questi giorni tanto si è parlato deve non solo essere ma apparire imparziale, ci credo, insomma, nel senso che ritengo molto importante per il cittadino che si trova nelle mani di un pubblico ministero, di un giudice, avere la certezza che questo segue la legge e non segue orientamenti di parte. Quello in cui credo profondamente è che appunto spiegare quello che si fa non ha niente a che fare con la politica. Il manifestare un'opinione politica. Senta Presidente, le è capitato, diciamo, un tema su cui si è molto discusso nell'anno passato? La Corte da lei guidata dichiarò inammissibili i referendum su legalizzazione della cannabis e eutanasia. E tra l'altro in quel momento le fu detto: guardate, noi abbiamo raccolto così tante firme che se lei ci impedisce di votare, lei in qualche modo va contro la volontà del popolo. Sì, ricordo bene questa critica, ma vede, la volontà del popolo ha diritto di esprimersi sulla base di quesiti che sono sufficientemente chiari, espliciti e non traggono in equivoco da garantire la libertà e l'autenticità del voto del cittadino, se no è contro la volontà del popolo, non a favore. Questo lo dice la Costituzione, non lo dice lei. Ma se lei lo ha detto, mi dice che un referendum è sull'eutanasia,
Io credo, avendo imparato cosa questa parola eutanasia contiene, che il referendum ha ad oggetto una norma che impedisce di assistere la morte, di consentire la morte di una persona gravemente malata, terminale, preda di sofferenze non più dominabili, che pensa che la sua vita non sia più vita. E lo penso anch'io che abbia diritto di poter morire. Ma il referendum chiamato dell'eutanasia aveva ad oggetto una disposizione che è l'omicidio del consenziente e che, abrogata così come il referendum proponeva di abrogarla, avrebbe reso lecito l'omicidio in tante situazioni molto più larghe di quella dell'eutanasia. Allora era mio dovere evitare che il cittadino venisse indotto a votare sì perché pensava di votare per l'eutanasia invece per l'altra cosa. Donatella Stasio, ma si può criticare la consulta? Altro che, devo dire che io per molti anni l'ho fatto, per quasi 30 anni, quando ho lavorato al Sole 24 Ore, seguivo veramente fitto fitto la Corte Costituzionale, più di una volta mi è capitato di criticarla, tanti la criticano, è giusto criticarla, a volte però insomma la critica si esprime in un modo civile, in un modo costruttivo e non ha niente a che vedere con l'aggressione personale, con la manipolazione dei fatti, con la strumentalizzazione politica e con il pregiudizio ideologico, politico, culturale, che è in quanto tale assolutamente antidemocratico, vorrei dire, il pregiudizio, perché il pregiudizio ti porta non a considerare che cosa è stato detto, ma chi l'ha detto e perché l'ha detto. Presidente, in conclusione, molto spesso la Corte Costituzionale, ma anche i giudici ordinari, si trovano a dover supplire a una lacuna legislativa. Cioè, molto spesso le decisioni dei giudici fanno la legge. Questo è un bene o un male? Secondo me è un male questo. Cioè, io sono convinto che a ciascuno il suo mestiere è una regola. Io dovrei essere sempre, da giudice costituzionale, nella condizione di dire: decido così perché questa disposizione che tu, Parlamento, hai fatto è contraria a questa disposizione della Costituzione che dice un'altra cosa. Invece mi trovo davanti a situazioni nelle quali constato che c'è una contrarietà, ma non è che togliendo quella disposizione illegittima io creo una situazione di legittimità costituzionale, io creo un vuoto. E a quel punto lo dovrebbe riempire il Parlamento, quel vuoto, ma se non lo fa, allora io dico che quello non dovrebbe accadere, sta accadendo e lo lascio accadere. Allora cerco nel sistema di trovare delle regole che già magari il legislatore ha scritto ad altri fini e cerco di applicarle a questo. Cerco dei principi, ma ci sono delle volte in cui, sa, io ho fatto sia il giudice costituzionale sia il parlamentare. Sono molto sensibile al rispetto delle prerogative del Parlamento e sento che in determinati momenti la Corte è molto vicina al confine in cui rischia di cambiare ruolo. Finché io ci sono stato, quel confine, sia pure a fatica, lo abbiamo rispettato, ma la difficoltà dei parlamenti di oggi di decidere le questioni più delicate, quelle che investono la vita, la nascita, la morte, spinge le corti davanti ai diritti della gente a stare lì su quel punto e la difficoltà rimane. Storie di diritti e democrazia, Donatella Stasio, grazie. Presidente Giuliano Amato, grazie.